È Pasqua, tempo di speranza e simbolo di resurrezione, ma Bassano ha bisogno di rinascere? Ha bisogno di essere restaurata come il suo ponte? Il problema principale per noi è il ponte. Le cose riguardo al lavoro non vanno per niente. Vanno bene a Bassano, mentre invece per i pensionati... Ma insomma, se tira la campana va bene, dai. E allora Bassano per i pensionati va bene? Sì, il lavoro guarda, scarseggia. Scarseggia, eh? Bassano, cosa si può dire? Che è un po' in sofferenza per il fatto che... I centri commerciali hanno portato via tantissimo lavoro in centro e bisogna trovare qualche alternativa che non si sa quale sia. Progetto di città qua. Ma speriamo, perché non mi sembra tanto. Riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica dei sistemi commerciali. C'è tutto il programma di quello che si dovrebbe fare. I commercianti hanno un progetto, sindaco, adesso bisogna passare dalle parole ai fatti, tocca a lei. Tocca a lui e all'amministrazione attuale o futura che ci sarà. Ma Bassano, per resuscitare, di che ha bisogno? Di tanto amore. Speriamo che ci sia un futuro migliore, che abbiamo un po' di sicurezza, andare in giro. Ci farebbe piacere qualche volta vedere anche il sindaco qua, non lo vediamo mai. Sarebbe bello anche per noi commercianti scambiare qualche parola. Ci gratificherebbe. Amore che secondo me non c'è nel nostro comune, perché non hanno ancora capito la vera vocazione di Bassano, il turismo. La gente è innamorata di Bassano, però quando arriva qua si trova con il ponte così, non è stata fatta la passerella, si trova senza un ufficio informazioni nel ponte, si trova un po' disorientata. Quindi sindaco, più amore. Tanto amore, ne ha bisogno Bassano e se lo merita tutto. Apra il suo cuore. Eh sì. Lo apra. Un abbraccio. È vero, un abbraccio. L'aspettiamo. Signor sindaco, l'aspettiamo. Si dia una mossa. Sindaco. Per tutti i cittadini si dia una mossa. Ecco. Il messaggio di Pasqua. Di Pasqua, auguri a tutti.